un modo diverso per fare fitness. Si seguono ritmi musicali, ma ci si sostiene a due bastoni che ammorbidiscono i movimenti, sostenendo il corpo durante allunghi e flessioni. È lo stride walk fit, una pratica che sta prendendo piede in Svizzera e in alcuni paesi caraibici dopo un primo boom a Santo Domingo, ma che ha una genesi in parte veneta. Stefania Gabrielli, personal trainer in una palestra a Camisano Vicentino, dopo la laurea in scienze motorie, ha trovato il modo una decina di anni fa di applicare con una importante azienda produttrice di materiali sportivi lo spunto per mettere in pratica la sua intuizione. Loro stavano sviluppando prevalentemente il Nordic Walking, però volevano anche introdursi all'interno delle palestre, visto che comunque in Italia il fitness è prevalentemente fitness di palestra. Ecco che quindi siamo andati a creare tutta una serie di programmi a basso ed alto impatto proprio per questo mondo, visto che il target che si propinqua nelle palestre è generico, non è che ci siano soltanto ragazzi giovani che fanno bodybuilding o mamme che magari vogliono fare il pilates o altre attività, ma cercano adesso novità, cercano lavori metabolici, cercano lavori di tutti i tipi anche per mantenersi in forma. L'utilizzo dei bastoncini in carbonio può rimandare alla pratica del Nordic Walking, ma i supporti sono diversi. La loro base in particolare è ammorbidita volutamente per consentire di allenarsi dallo stride in palestra su una superficie ben diversa dai pendii. Prima di tutto non è Nordic Walking, è un'altra cosa, è un'attività di fitness musicale. Si utilizza quindi la musica di base e il bastone tipo a quello da sci, da Nordic, non proprio perché poi vedremo la differenza. È un'attività che va bene sia ad alto impatto che a basso impatto, va bene per un pubblico, per un target generico, quindi va bene sia per persone che magari hanno una certa età però sono attive, sia per chi vuole fare un allenamento vero e proprio. Il basso impatto possiamo modularlo sulle persone anche della terza età, in quanto il bastone aiuta sull'equilibrio, sulla postura, sugli esercizi e permette quindi di fare tutti quei lavori che normalmente magari uno ha bisogno sempre di un appoggio, mentre per quanto riguarda l'interval training ad alto impatto è un lavoro altamente allenante, quindi lo possiamo identificare sia come un lavoro metabolico sia come un lavoro prevalentemente allenante per una preparazione come può essere per lo sci, come può essere per la mountain bike, quindi adatto un po' a tutti, non c'è proprio un target che possa essere escluso da questa tipologia di attività, sta all'istruttore che alla sua classe adattarlo, creare le lezioni e portare man mano avanti la classe a vari livelli. Ha parlato anche di età avanzate, problemi per esempio di schiena, di articolazioni, come vengono associate a questo? Beh, vanno benissimo perché comunque con l'uso dei bastoni riusciamo a lavorare sulla mobilità articolare, riusciamo a lavorare su movimenti lenti, su varie angolazioni di apertura, quindi perché ci aiuta l'equilibrio. Possiamo utilizzare anche delle sedie insieme ai bastoni per andare a lavorare sulle braccia, come abbiamo visto magari nel circuito, che possono utilizzare degli step o delle sedie per aiutarsi ad alzarsi, in modo che andiamo ad attivare la muscolatura senza dover fare un lavoro prevalentemente di sala attrezzi, ma nella sala da corpo libero. Quindi ecco che anche le persone di una certa età possono dare mobilità articolare, che è quella prevalentemente che deve fermare l'artrosi, cioè l'artrosi si combatte facendo movimento, la possiamo rallentare, non la possiamo, purtroppo non possiamo guarire, però rallentarla sì con l'attività fisica, e questo è perfetto anche come tipologia di lavoro.